Ciao, in questo video vedremo due esempi pratici con LED micro. Faremo un timer luce scale con due aggiunte, ovvero la possibilità di spegnerla dopo che il timer è partito e la possibilità di mettere la luce fissa, che è molto comodo quando ad esempio sulle scale si fanno delle operazioni se ha bisogno della luce fissa. Stessa cosa, si possono spegnere le luci prima che il timer sia terminato. L'altro è un'accensione con crepuscolare e anche qui con la possibilità di accendere e spegnerlo dopo che il crepuscolare è intervenuto. Andiamo all'esercizio. Questo qui è il classico luce scale della Finder col suo cablaggio. Questo qui è lo schema funzionale del Finder. Questo è il Finder, tre pulsanti luce scale e tre luci per piano. Trasformato in una scheda micro fatta un po' a blocchi, abbiamo il microprocessore che ha un ingresso che proviene da un optoisolatore, il quale segnale arriva dai tre pulsanti in parallelo. Ci sono all'interno due DC-DC converter, uno che alimenta il campo e uno che alimenta il microcontrollore, il quale comanda un relè, il quale contatto fa accendere le tre luci in parallelo. Andiamo al programma, che poi ti farò vedere anche una nuova funzione che è il fronte di salita e il fronte di discesa. Il programma è questo, c'è il contatto del pulsante, che è un ingresso del micro, va a questa nuova funzione che la trovi qui in Edge. Ci sono i fronti di salita e i fronti di discesa. Gli altri magari li vedremo un'altra volta. Cos'è il fronte di salita e il fronte di discesa? Cattura l'istante in cui il segnale va da 0 a 1, nel caso del fronte di salita, e da 1 a 0. Per un ciclo del microprocessore viene generato un impulsino. Questo è molto utile quando si fanno ad esempio dei set reset, come ho fatto io in questo caso. Schiacciando il pulsante, in uscita qui c'è un impulsino che dura una scansione, non esattamente una scansione perché questo qui non è proprio un PLC, ma un ciclo di programma. Controlla se la lampada, se l'uscita è già accesa o meno, quindi se è spenta va a fare il set di R1 che è all'interno e si mantiene premuto il pulsante, comunque viene ignorato perché qui in uscita ci sarà solo un impulso, anche se io mantengo il pulsante premuto. Qui viene fatto il set e qui viene fatto il reset solo se la lampada è accesa, quindi quello sopra viene ignorato, quindi quello sopra se la lampada è spenta e quello sotto se la lampada è accesa. Oltre a resettare quello all'interno, resetta il relè di forzamento on, che poi vedremo dopo. Il relè interno fa partire il timer, io ho fatto 6 secondi ma sarà un 60 secondi o qualcosa di simile, il quale mi fa resettare R1 dopo 6 secondi, quindi dopo 6 secondi lo fa spegnere. Quando va su R1 viene fatta accendere la lampada se T2 è meno di 300, T2 quando è spento sarà sempre meno di 300, quindi la lampada in pratica si accende subito quando schiaccio il pulsante, perché qui c'è il fronte di salita, il relè interno a 1, si chiude questo qui è vero perché è meno di 300 e la lampada si accende. Il forzamento come funziona? Si preme il pulsante e si mantiene il pulsante premuto per 3 secondi. Dopo 3 secondi cosa succede? Si setta questo relè interno di forzamento on, va a bypassare R1, il timer T3 arriva a 300, quindi la lampadina si spegne, quindi mi indica che l'ha memorizzato, diciamo. Quindi rilascio il pulsante, la lampada si accende fissa perché è forzata. Per spegnerla basta dare un pulso al pulsante che fa questo reset qui. Lo stesso reset lo fa anche se i 6 secondi, i 60 nel caso vero, sono in corso. Vediamolo in pratica che è più semplice vederlo che spiegarlo. F7 più F8, premo il pulsante e lo rilascio, parte il timer dei 6 secondi e va avanti. La lampada è accesa. Quando raggiunge i 6 secondi, 5, 6, si spegne e torna tutto a zero. Se durante i 6 secondi do un altro colpo, spegnerò la lampada perché interviene questa riga qua sotto. Quindi do il primo colpo, è acceso, il secondo colpo la spengo. Quindi la spengo prima che sia trascorso tutto il tempo. Il forzamento lo posso fare o con la lampada accesa o con la lampada spenta. È indifferente perché comunque quando premo il pulsante la lampada si accende, il pulsante è sempre quello. Lo schiaccio, lo tengo premuto per più di 3 secondi. Sono passati 3 secondi, ha memorizzato, la lampada si è spenta per dirmi che ha memorizzato. Rilascio e la lampada resta accesa fissa.
quindi il mio forzamento, la luce scale così accesa fissa. Premendo il pulsante la vado a spegnere perché interviene quella riga qui sotto che va a fare il rese del forzamento. Schiaccio il pulsante, fatto il rese e torna tutto nello stato di riposo. Spengo il simulatore, vediamo il secondo esercizio. Se non è chiaro scrivimelo nei commenti, mi raccomando. Il secondo esercizio sono le luci esterne con crepuscolare. Questo è un crepuscolare normalissimo, ad esempio della Finder, che entra nella mia scheda. La scheda è sempre la stessa, ad esempio ho un optoisolatore in più che prende il segnale del contatto di relè pulito del crepuscolare. Andiamo a vedere questo esercizio. Anche qui ho usato fronte di salita e fronte di discesa. In questo caso vado a vedere il fronte di salita e il fronte di discesa del crepuscolare. Faccio un set della lampada sul fronte di salita e un reset sul fronte di discesa. Sul fronte di discesa vado anche a resettare questo relè interno. Premendo il pulsante, se è intervenuto il crepuscolare, faccio andare questo toggle, è un relè interno che una volta si accende, una volta si spegne, perché dopo che il crepuscolare è intervenuto posso spegnere e accendere la lampada tutte le volte che voglio. Ad esempio il crepuscolare, facciamo d'inverno, si accende alle 17, alle 20 voglio spegnere, do un colpo, la spengo. Dopo mi arriva qualcuno, un altro colpo di pulsante, la riaccendo e poi la posso spegnere sempre con lo stesso pulsante. E lo fa questo toggle qui, R1, sul fronte di salita di R1 del relè interno spingo la lampada e sul fronte di discesa, se il crepuscolare è acceso, sì, setto la lampada. Vediamolo in pratica, F7 faccio partire il simulatore, F8 simulo in tempo reale. Se io chiudo il pulsante non succede niente, perché il crepuscolare non è ancora intervenuto, quindi è inutile accendere la luce se è ancora giorno. Interviene il crepuscolare, accende la lampada. Il crepuscolare rimane chiuso, alla mattina si riapre e spegne. Questo qui fa solo un accendi e spegni. Se io schiaccio il pulsante e lo rilascio, succede che R1 è passato acceso perché ha fatto il toggle, si è eccitato. Ha preso il suo fronte e ha resettato la lampada. E qui sul fronte di discesa, quando adesso schiaccio un'altra volta il pulsante, va a spegnere la lampada, quindi do un altro colpo, spegne. Quindi adesso tutte le volte che io vado a schiacciare il pulsante, una volta accendo e una volta spengo. Posso accendere e spegnere tutte le volte che voglio, a condizione che il crepuscolare sia on. Spengo il crepuscolare, torna tutto a riposo e col pulsante non posso fare più nulla. Questo reset qui serve a resettare il toggle qualora rimanga acceso. Se io faccio così e vado a spegnerlo, prima di andare a letto ad esempio, il R1 rimane acceso perché ha fatto questo reset. A quel punto qui il crepuscolare alla mattina si aprirà e resetta R1. Spengo la simulazione. Nei prossimi video vedremo gli altri esempi. Poi alla fine di questi esempi vedremo come progettare le schede in modo da poterle utilizzare in campo con gli dovuti accorgimenti, quindi gli ingressi isolati, le alimentazioni doppie e altri piccoli accorgimenti per evitare disturbi dall'esterno o viceversa disturbi che dal micro potrebbero propagarsi verso l'esterno, la cosiddetta EMC, compatibilità elettromagnetica. Per questo video è tutto, ci vediamo, sentiamo al prossimo, ciao!